Amici di Thunder Basket, appassionati della palla canestro, buonasera da Mattia Panini e benvenuti al Pala Avenali per la 26esima giornata, l'ultimo atto della stagione regolare di Serie B, girone C, di fronte un Eurobasket già certa del quinto posto dell'accoppiamento con Senigallia ai playoff e una Dino Bigioni Shoes Montegranaro capolista che oggi deve vincere per blindare il primo posto, primo possesso della partita per l'Eurobasket, padrona di casa, Casale, va in angolo da Eugenio Fanti, movimento in poste di Ray Pullazzi che lotta sotto le planche, prova la prima conclusione della partita, ma per la dura, buona la difesa di Montegranaro che regge. Siamo già dall'altra parte con il numero 8 in avanti, subisce il contatto da parte di Fanti, anzi no, l'arbitro fischia i passi, fallo in attacco per Ciribeni e 0-0 con Giulio Casale a gestire la transizione offensiva della Eurobasket. Eugenio Fanti che oggi parte in quintetto, Righetti qui a spazio per la tripla, se la prende a bersaglio, primi tre punti della partita da lì, soprattutto quando ha tutto questo spazio per tirare Alex Righetti, è una sentenza, 3-0 dell'Eurobasket in apertura, la penetrazione da parte di Ciribeni, trova soltanto il tabellone, poi non funziona il tagliafuori della Virtus, il rimbalzo è di Montegranaro. Non abbiamo ancora avuto tempo, vado quindi a leggere le formazioni per il primo momento di break, di pausa di questa partita. La Virtus Eurobasket Roma con 4 Alviti, 5 Casale, 6 Fanti, 8 Scarponi, 9 Righetti, 10 Gori, 15 Romeo, 16 Staffieri, 34 Salari, 39 Ray Pullazzi. Tanto la prima penetrazione vincente da parte della capolista, i primi due punti anche per la partita degli ospiti. Sono in debito della lista proprio di Montegranaro, 0 Micevic, 2 Alessandri, 8 Ciribeni, 10 Gatti, 11 Coviello. Tanto tripla ancora, la seconda in fila per l'Eurobasket, stavolta dalle mani di Giulio Casale, 6-2, subito un buon parziale per l'Eurobasket in apertura di questa partita, due triple. Dicevo, 8 Ciribeni, 10 Gatti, 11 Coviello, 13 Ortensi, 16 Katakovic, 23 Quondam. Canestro impossibile di Coviello intanto, 30 Andreani, 34 Ravazzani, possiamo seguire la partita, siamo sul 6-4, la transizione portata da Casale, il fallo però subito proprio dal numero 5, capitano di questo Eurobasket, da Ciribeni, primo fallo anche per Montegranaro, era 1 anche quello per la Virtus, 1-1 nei falli, 6-4 nel risultato, la rimessa è per l'Eurobasket, la rimessa è per Staffieri, impatto devastante subito dall'arco per l'Eurobasket, trovato subito due triple in apertura, prima con Righetti, la seconda con Casale. Casale riceve adesso da Staffieri, guarda il posizionamento dei suoi, vuole uscire dal blocco Righetti, poi palla in punta per Staffieri che stavolta però la tripla la sbaglia, trova il primo ferro, non c'è nessuna della Virtus a prendere il rimbalzo sotto le planche, comodo quindi il rimbalzo per Ravazzani. Folto il pubblico della squadra ospite, in tanti sono corsi qui quest'oggi al Pala Avenali per sostenere la capolista in una partita decisiva per la stagione. Montegranaro sta giocando con Palestrina, la prima posizione in classifica, palla persa in campo aperto, Righetti con il tabellone, amico, mette altri due punti, 5 per lui fino a questo momento, 8-4 per l'Eurobasket, dicevamo un Montegranaro che si sta giocando il primo posto in classifica con la Sizzaizzi in Palestrina. Attualmente le due squadre sono allo stesso punteggio in classifica, 44 punti per entrambe, a 42 segue Righetti al terzo posto. Chiaro che una vittoria oggi di Montegranaro sarebbe indispensabile proprio perché i ragazzi quest'oggi con la canottiera nera arriverebbero al primo posto e ovviamente sfrutterebbero un migliore accoppiamento ai playoff. Accoppiamento ai playoff già scritto invece per la Eurobasket Roma, che non potrà fare meglio di un ottimo quinto posto e che la vedrà giocarsi alla meglio delle tre gare il primo turno di playoff. Ottimo movimento sul perno da parte di Alessandri, 8-6, dicevamo, di una Eurobasket che andrà a giocarsi il playoff alla meglio delle tre gare con Senigallia e non potrà avere, in virtù del miglior piazzamento proprio di Senigallia, il fattore campo, ovvero sia la Virtus giocherà la seconda gara in casa, la prima e la terza
in casa degli avversari. Alessandri, Ciribeni sull'arco, ancora per Ravazzani, c'è il movimento di Ciribeni, lo serve la stoppata da parte di Staffiero, poi Eugenio Fanti recupera il pallone, va sull'arco da Righetti, si apre, poi Fanti sulla sinistra, preferisce andare dall'altra parte, Casale in post per Pullazzi che lotta schiena contro schiena e mette due punti, gran movimento di Pullazzi. Bella partita fino a questo momento, stanno segnando tanto entrambe le squadre, ma la Virtus, scusate, l'Eurobasket è avanti di 6, 12 a 6, un 6 e 26 da giocare sul cronometro, i 17 sul cronometro dei 24, quando Coviello riceve in punta, sfida Fanti, il movimento, poi fa una cosa impossibile e si rivela impossibile perché la palla accarezza il ferro e poi termina al lato. Rimessa in gioco è proprio per Montegranaro. Bellissima partita fino a questo momento, bellissimi primi 4 minuti di gara qui al Palavenali. Alessandri pronto alla rimessa in gioco, esce dal blocco Coviello che riceve dalla punta, il consegnato ancora per Alessandri che torna da Coviello, non passa su Fanti, deve riappoggiarsi ancora da Alessandri che pensa alla tripla, poi va da Ravazzani, accoppiato contro Pullazzi, prova dal gomito, non c'è taglia fuori, il rimbalzo è proprio di Ray Pullazzi, sta giocando una grande partita fino a questo momento, in angolo per Righetti, ha spazio per la tripla, non si lascia desiderare Righetti dal prenderla, ma la sbaglia, poi contatto sotto le plance subito da un giocatore dell'Eurobasket, quindi rimessa dal fondo, è il terzo fallo. Casale ci prova dall'arco, gran movimento di Casale, altra tripla per il numero 5, 15-6, percentuali altissime fino a questo momento dall'arco, dai 6,75 per l'Eurobasket. Micevic appena entrato sul terreno di gioco, lotta Ravazzoni ancora contro Pulazzi che va a finire a terra, non c'è contatto secondo il direttore di gara, appoggia il tabellone, due punti. Casale a spingere la transizione offensiva dell'Eurobasket, il blocco portato da Pullazzi va in angolo da Righetti che si alza dal perimetro, Alex Righetti, una sentenza, 18-8 e timeout chiamato da Steffè, pausa per noi. Di nuovo in campo, terminato il timeout, giustamente chiamato da coach Furio Steffè della Montegranaro, difficoltà fino a questo momento, percentuali devastanti dell'Eurobasket dai 6,75 fino a questo momento. Già 8 i punti per Righetti, Alessandrini prova la penetrazione, troppo comoda, appoggia al tabellone. Mo c'è la difesa di Casale che adesso spinge il contropiede della Virtus, esce dal blocco Fanti, il blocco di Pullazzi, poi Fanti va ancora da lui. Fanti sfida Ravazzoni, prova la penetrazione, va in angolo da Righetti che si prende un'altra tripla e ne mette un'altra al referto. 3 triple di Righetti in 6 minuti, un fattore devastante fino a questo momento sulla partita, ma come al solito del resto Micevic rischia di perdere palla qui Montegranaro sulla dura difesa di Staffieri e di Righetti che ha portato il raddoppio, riescono a recuperare il pallone. Grossa partita fino a questo momento dalla parte dell'Eurobasket, segno evidente che non sono venuti qui a fare la comparsa, visto e considerato che, come detto, il loro campionato a livello di classifica è finito. Montegranaro invece sta giocandosi una partita piuttosto importante, blocco di Righetti, passa a Casale, mette il turbo il numero 5, gran movimento sul perno, che canestro di Casale, 23-10 più 13, massimo vantaggio per l'Eurobasket. Micevic dalla punta attende l'arrivo di Ciribeni, esce dal blocco il numero 11 che prova la penetrazione sul raddoppio, non passa, ma c'è il fallo commesso proprio su Coviello. Il quarto fallo di squadra per l'Eurobasket Roma, mancano 4-10 da giocare, 14 sul cronometro per tirare per Montegranaro, 23-10 come detto in questo primo quarto. La Virtus ha segnato tantissimo, 23 punti in 6 minuti, di fatto ha sbagliato solamente due possessi in questa prima parte di gara. Alessandri pronto per la rimessa, duro. Casale proprio sul numero 2. Quasi palla recuperata per l'Eurobasket, ma ancora una rimessa laterale per Montegranaro. Sempre dalle mani di Alessandri, esce dal blocco Coviello che riceve ora palla, consegna
ancora per Alessandri, mi sta benissimo, la ripresa della Virtus, Micevic sfida Righetti fino in fondo, buon canestro, Righetti era caduto nel tentativo di prendere il contatto, qui c'è fallo in attacco di Fanti su Alessandri, bella giocata difensiva da parte del numero 2. ...23-12... prova a rimanere a contatto Montegranaro, ultimo fallo speso dall'Eurobasket prima di mandare gli avversari in bonus, ancora Alessandri, Coviello, c'è Micevic che si sbraccia, riceve palla ora sempre accoppiato con Righetti, lotta spalla contro petto, palla fuori per Ravazzani, solo il primo ferro per lui, però rimbalzo è di un ottimo Leonardo Ciribeni, che contro due, soprattutto contro Righetti, è riuscito a tenere il possesso e a guadagnare un extra possesso per Montegranaro, oltre a farsi il primo viaggio in lunetta di questa partita. Tanto fuori Fanti, dentro Scarponi per Eurobasket. Scarponi che assieme a Ray Pullazzi sono arrivati all'Eurobasket dopo il girone di ritorno, sono stati sicuramente due degli artefici del meraviglioso girone di ritorno che l'Eurobasket sta facendo fino a questo momento. Ricordiamolo, il girone di ritorno l'Eurobasket ha perso solamente due partite, una in casa con Palestrina ed è una sconfitta vista la qualità della squadra, qualità degli avversari che ci poteva stare, e poi quella nel derby casalingo contro la Stella Azzurra. Staffieri, buono qui il servizio per Righetti che va in penetrazione, viene però atterrato quasi con uno sgambetto da parte di Alessandri, secondo fallo di squadra per Montegranaro. 23-14 sul tabellone, era dato anche il primo cambio per l'Eurobasket che aveva tenuto lo stesso quintetto per i primi 7 minuti, è uscito Eugenio Fanti che oggi era partito titolare, è stato Ray Pullazzi, la squadra di Davide Bonora. Staffiero pronto a rimessa in gioco, va lontano da Pullazzi, arriva Casale a prendersi il pallone, il blocco di Pullazzi, non passa Casale che tira da casa sua, Casale! 26-14 da almeno 7 metri la tripla presa da Giulio Casale, ovviamente a fine quarto sapremo dirvi le percentuali di un tiro da 3 che sembrano devastanti fino a questo momento da parte della Virtus. Coviello perde un brutto pallone, recupera Casale che parte in campo aperto, Righetti sotto canestro, comodissimo il layup per lui, ne mette altri due al referto Alex Righetti, primo tempo devastante da parte dell'ex Virtus Roma. Alessandrini prova ad andare da solo, buona difesa di Pullazzi, poi Alessandrini si prende tiro dalla media, comodo Staffieri, è lui a gestire questa transizione del Eurobasket. Fuori da Pullazzi, Scarponi, il movimento di Casale servito proprio dal numero 8, pensa alla tripla Casale che poi cambia lato da Staffieri, arriva Coviello a difendere sul numero 16 che va sotto canestro per Scarponi, gran taglio da parte del numero 8 ma grande assist, e poi Scarponi fa il segno del bacio a, scusate, Staffieri fa il segno del bacio a Scarponi come per dire questo è un assist al bacio, ed è effettivamente così. Coviello, Ciribeni, arriva Alessandri a prendersi la palla, il consegnato di Micevic proprio per il numero 2, fa fatica adesso l'attacco di Montegranaro, salvo, mi devo correggere ovviamente, più buono il taglio di Micevic, visto bene sotto canestro da Alessandri, 30-18 più 12 Eurobasket, 1-40 alla fine del primo quarto. Scarponi a spazio per prendersi il jumper dal gomito, aiutato anche dal ferro amico, mette altri due, 4 punti in fila per Scarponi e 32-18 per l'Eurobasket. Alessandri, il blocco di Ravazzani, passa il numero 2, larga da Ciribeni, Micevic dal perimetro, prova canestro dal palleggio, doppio ferro, palla che viene sputata fuori, il recupero poi di Ravazzani, comodissimo il layup per lui, c'è la taglia fuori a rimbalzo da parte dell'Eurobasket, tutto facile per Ravazzoni, Righetti e lui a gestire questo possesso. Scarponi ribalta il lato per Pullazzi che si prende la tripla, ancora una volta una tripla dell'Eurobasket, ancora una volta il gesto del bacio da parte di un giocatore dell'Eurobasket, stavolta da parte di Ray Pullazzi. 35-20 la Virtus, l'Eurobasket ha messo 35 punti in un quarto, qui Alessandri dalla distanza
trova canestro e ferro. Casale vuole la rotazione dei suoi, blocco portato da Pullazzi, passa Casale accoppiato con Alessandri, tutta la linea di fondo, Righetti dall'arco, forse un piede sulla linea, trova il primo ferro, il numero 9 e Coviello, 2 contro 2 di Montegranaro. Coviello, terzo tempo, forse passi per lui, si appoggia poi al difensore, riesce a trovare il fondo della retina. Casale vuole accelerare la manovra, mancano 12 secondi alla fine del primo quarto, Virtus avanti di 13 sulla capolista. Pullazzi è pronto per il blocco, Casale passa, sfida la difesa che poi soffia via il pallone, qui ha chiesto probabilmente troppo, poi ci prova Razzani da casa sua. Finisce il primo quarto 35-22 in favore di una Eurobasket letale dall'arco fino a questo momento. Pausa per noi, ci risentiamo per il secondo quarto. Di nuovo in diretta dal Palla Venali per il secondo quarto di Eurobasket Roma contro Adino Bigioni Shoes Montegranaro. Virtus avanti di 13 al termine del primo quarto 35-22. Spulciando le statistiche, intanto Gatti tocca il primo pallone della sua partita, trova soltanto il ferro, recupero a rimbalzo da parte di Righetti, serve Romeo, anche lui è entrato, va in angolo da Scarponi che si appoggia ancora da Gabriele Romeo, fa circolare bene la palla, adesso la Virtus, Pullazzi al tabellone, 2 punti per lui, 9 punti per Ray Pullazzi. Dicevamo, stavamo spulciando le statistiche di questo primo quarto, sono 13 punti per Righetti, 11 punti per Casale, una Virtus che nel primo quarto ne manda 2 in doppia cifra a livello di punteggi. Andreani si appoggia da Ravazzani, accoppiato ancora con Pullazzi, dura la sua difesa, però a girarsi Ravazzani, c'è il fischio, non il canestro, opportunità di 2 tiri liberi per il numero 34, percentuali spaventose dal tiro a vedere, come dicevamo Righetti tira con il 60%, 3 su 5 dal arco per l'ex Virtus Roma, 100% invece per Casale che fa 3 su 3, una di queste 3 da casa sua, almeno 7 metri abbondanti, intanto fuori Ray Pullazzi per la Virtus, dentro Francesco Gori con la maglia numero 10, assegno il primo e 2 tiri liberi per Ravazzani che ha a disposizione un altro, 37-23 sempre in favore della Virtus, segno anche il secondo, 2 su 2 per Ravazzani, 4 punti per lui nel primo quarto che diventano 6 in questo momento. Romeo, Casale, esce Righetti, sfida la difesa ancora Righetti, dal gomito ne mette altri 2, 15 punti per Alex Righetti, devastante quest'oggi, devastante è stata la stagione di Alex Righetti, miglior marcatore sempre a livello di punti per quanto riguarda l'Eurobasket. Alessandri, il blocco di Ravazzani, prova a passare il numero 2, la difesa da parte di Gori, contatto subito proprio da Alessandri, momento di tirare a canestro, fischio da parte del direttore di gara, fallo in attacco, è stato fischiato, ottima giocata da parte di Romeo. Alessandri che è stato il miglior marcatore del primo quarto per i suoi con 8 punti segnati, 4 su 6 dal campo. Comunque la Montecanora che ha fatto un onestissimo primo quarto, certo è che se l'Eurobasket di punti ne fa 35 con quelle percentuali da 3 diventa dura restare attaccati a questa partita. Casale, cade Romeo, Scarponi dall'angolo con un'altra tripla, 42-24, continua l'Eurobasket con delle percentuali di un altro pianeta. Dalla lunga Alessandri prova la penetrazione, appoggiare, gran passaggio per Ravazzani sotto che sbaglia però un layup comodo e poi buon rimbalzo offensivo da parte di Gori e Casale che tranquillamente oltrepassa la sua linea di metà campo. Righetti consegna ancora per Casale, 42-24, 13 secondi per tirare, il blocco di Righetti, vuole palla sempre il numero 9, lo porta fuori il difensore. Scarponi va in angolo da Romeo, come al solito la sua esplosività, mostruoso Romeo attaccando il canestro, primi 2 punti della sua partita, più 20, massimo vantaggio per l'Eurobasket, è entrato in partita anche Gabriele Romeo, quello è il suo tipo di movimenti. Gatti lotta contro Gori, contatto proprio con il numero 10 in maglia bianca e 2 punti, scusa, 2 tiri dalla lunetta per Gatti, diciamo quello è il tipo di movimento che Romeo è solito prendersi,
attaccando il canestro con quella esplosività, veramente difficile stare dietro, velocissimo. Lui che quest'anno ha già esordito in Serie A con la Virtus Roma. Doppio ferro e poi il canestro sputa fuori il primo libero di Gatti, si rimane sul più 20 per l'Eurobasket. Buono il secondo libero da parte di Gatti. 12-2 di media per lui in questa stagione, ma è una Montegranaro che a livello di percentuali fa veramente paura. Ha 15 vittorie consecutive e dando un'occhiata così veloce alle percentuali dei singoli della squadra, notiamo 7 giocatori in doppia cifra nei punti. Cubiello, Ciribegna, Alessandri Gatti, Temperini, Ravazzani e Micevic. Cubiello il migliore con 16-2. Casale riceve dall'angolo, decide di non tirare, accoppiato contro Gatti. Casale lo sfida, poi va dall'altra parte per Righetti. Buona la ripresa di Andreani, larga da Romeo che prova dall'arco, forse un piede sulla linea. Ancora Romeo, 4 punti in fila per lui. Devastante l'impatto su questa partita di Gabriele Romeo. Gatti consegna per Andreani, il blocco proprio di Micevic fino in fondo, appoggia il tabellone, 2 punti. Bel movimento da parte di Andreani, torna a segnare Montegranaro. Serviva come il pane in questo momento per gli ospiti di trovare i punti, perché la Virtus sta dilagando. Si rimane sul più 19, Scarponi trova Casale. Arriva il blocco da parte di Gori, poi Casale ancora dai 6,75. Non si ferma più la Virtus. ...49-27... Andreani, c'è poco da fare quest'oggi. Entra tutto all'Eurobasket dai 6,75. Casale è una sentenza dall'arco quest'oggi. Cambio, esce proprio Giulio Casale che si prende l'applauso del Palavenali. Rientra Fanti sul parquet. 5 su 5, scusate, 4 su 4 per Casale da 3. Con il 100%, intercetta Gori, poi si fa rubare palla. Comunque la rimessa è per la squadra di casa. Passaggio piuttosto discutibile questo sotto canestro di Montegranaro, evidentemente in difficoltà in questi primi due quarti. La Virtus, per dirla in maniera generica, sta attaccando in maniera marziana e difendendo perfettamente Fanti. E lui a gestire la transizione, ovviamente gioca lui da play. Ora che è uscito Casale, Gori riceve Romeo, esce dal blocco ancora Fanti, si muove anche Righetti, a sinistra c'è Scarponi, Righetti va proprio dal numero 8 che poi finta il passaggio, va in penetrazione, molto elegante, trova solo il primo ferro però. E il contropiede da parte di Montegranaro, sempre guidato da Alessandri, accoppiato con Scarponi, c'è il taglio da parte di Micevic, capisce tutto però Righetti che lancia Fanti che prova a tenerla in gioco. Palla era un pochino lunga, ha chiesto troppo qui Eugenio Fanti. Andreani va ancora dal numero 8 che non si prende il tiro, da Gatti, dall'arco, doppio ferro, non entrano i tiri della squadra di casa. Scarponi, c'è spazio per la tripla, la prende Scarponi, la sbaglia però, e rimbalzo dell'Eurobasket. Extra possesso, 14 secondi per tirare per la squadra di casa, time out chiamato ancora una volta da Furio. Steffi, e ancora una pausa per noi. E di nuovo in diretta dal Palavenali, rimessa per la Luis, 5.31 da giocare, Romeo riceve e trova il fondo della retina, sesto punto della partita di Romeo. 100% dal campo per Gabriele Romeo, impatto come detto devastante per lui. Ciribeni, Alessandri avrebbe spazio per la tripla, poi torna Scarponi, va sotto da Micevic, raddoppiato fallosamente però dalla difesa dell'Eurobasket che si sta ben comportando fino a questo momento. Buono il raddoppio, poi il fallo, si arrabbia moltissimo Steffè dalla panchina con i suoi. Alessandri pronto per la rimessa, si muove numero 30 fuori, Gatti ha spazio per la tripla, se la prende! Tripla di Gatti, 51-30, più 21 per l'Eurobasket. Ancora Fanti, è rimasto ancora fuori Casale che in questa partita sta facendo vedere veramente delle cose devastanti.
14 punti per il capitano dell'Eurobasket con il 100% dal campo, 5 su 5 e il 100% da 3, 4 su 4, non ha sbagliato neanche un tiro fino a questo momento Giulio Casale. Andreani, Gatti dalla punta, ancora Alessandri che non è ancora uscito dal campo, ha giocato tutta la partita al numero 2. Passa Micevic, Alessandri vuole andare fino in fondo, poi si perde il pallone, vede il taglio da parte di Micevic, prova a recuperare Alviti, la palla diventa buona per Gatti, 5 punti in fila per lui e 51-32, sale anche il tifo da parte dei tifosi di Montecanaro, accorsi in massa quest'oggi al Palavenali. Romeo, c'è un fischio, il direttore di gara, fallo in attacco dell'Eurobasket, 4-12 da giocare e time out chiamato da Bonora, pausa per noi. Una partita in cui l'Eurobasket sta dominando, diciamolo, soprattutto da tiri dall'arco. Per quanto riguarda i punti nel pitturato sono 16 per l'Eurobasket e 22 per Montecanaro. Buona penetrazione presa da Alessandri e 2 punti per lui. Prova a rientrare adesso Montecanaro, che ha messo un parziale di 7-0. Rientra in campo anche Staffieri e Casale con il doppio play adesso Eurobasket. Rimane in campo anche Fanti. Righetti non riesce a tenere in campo la sfera, che rimane comunque nel possesso dei padroni di casa. 13 secondi per tirare. Fuori per Casale, che da lì prima ha tirato, ci ha pensato anche stavolta probabilmente. Poi prova la penetrazione, gli esce un tiro Sbilenko, da quella posizione era difficilissimo perché stava anche cadendo qui dall'arco. Ancora tiro preso da Montegranaro, stavolta con Ciribeni, sarebbe stato un canestro importantissimo, era un possesso importantissimo questo per gli ospiti per rientrare in partita. Esce dal blocco Fanti, palla ancora nelle mani di Staffieri, eccolo che riceve Fanti, dall'angolo ci prova Alviti con la tripla, segna anche lui, più 20 Eurobasket, scusate. Alessandri, questo è un canestro, suona come una sentenza per Montegranaro, che provava a rimettersi in carreggiata, ma Alviti freddissimo dall'arco, fatto molto male alla squadra ospite, riportando l'Eurobasket a più 20, 2.57 da giocare nel corso di questo secondo quarto. 54 punti segnati dall'Eurobasket, facendo due calcoli, se continuassero queste percentuali supererebbero i 100, cosa che raramente si vede in questa categoria, ma raramente si vede in Italia, in qualunque categoria. Sbaglia il primo Micevic, assegno il secondo, 1-2 per Micevic, con Fanti a spingere la transizione dell'Eurobasket. Casale riceve, esce dal blocco Staffieri, va da Righetti, colpito proprio con Micevic, prova a passare Righetti in mezzo a due, lo scarico in punta per Alviti che non si prende la tripla, torna da Fanti che la tripla se la prende e la manda a bersaglio. Imbarazzanti percentuali dell'Eurobasket, diventa quasi pleonastico continuare a sottolinearlo. 57-35, Gatti riceve, spalle a canestro contro Righetti, triplicata la marcatura su Gatti che passa in frazione di passi da parte di Gatti, vista dal direttore di gara, si arrabbia moltissimo Gatti, si arrabbia moltissimo anche Stefan in panchina. Attenzione alle proteste da parte della panchina di Montegranaro. E il tecnico chiamato proprio in virtù delle proteste, probabilmente di coach Steffè. Tiro libero e possesso per l'Eurobasket, sceglie Righetti a mandare in lunetta, mano piuttosto calda fino a questo momento per Alex Righetti, che mette il libero che vale il più 23 per l'Eurobasket, e Staffieri è pronto con la rimessa in gioco. Lo schema Giulio Casale, duro
dura la difesa di Andreani, che commette fallo proprio sul capitano dell'Eurobasket. Terzo fallo di squadra per Montecarnaro. L'Eurobasket è a 5 in questo secondo quarto. Saffieri esce dal blocco Casale, che riceve palla ora, spazio per la tripla, non la prende. Buona difesa di Andreani, che costringe Casale a perdere metri. Poi la tripla se la prende Casale! Impressionante! Giulio Casale quest'oggi al Palavenali. Alessandri prova a passare in mezzo ad una marea di maglie bianche, ce la fa con classe e ne mette due. 60-37. Fanti, 1:44 da giocare, il consigliato ancora per il numero 6. Dura la difesa di Andreani, poi prova a sfondare Fanti, che lascia per Alviti, quinto punto della sua partita. E l'Eurobasket che tiene botta ad ogni tentativo di rientro nel punteggio da parte di Montecarnaro. Buon movimento sul perno da parte di Micevic, e Staffieri la toglie dal fondo della retina, canestro valido ovviamente. Casale si avvicina, Fanti riceve palla ora al numero 6, Righetti fa soffiare il pallone, però Alex Righetti stavolta. Alessandri per un mini parziale Montecarnaro in questo momento. Gatti ci prova da lontanissimo il primo ferro, nessuno a prendere rimbalzo se non Staffieri, se non un giocatore dell'Eurobasket. Fanti va da Righetti sulla punta, largo da Casale. Fanti, scusate, Alviti si prende la tripla, stavolta molto lontana dal ferro, ma Righetti onnipresente al rimbalzo lo prende e ne mette altri due. Ultimi 35 secondi di questo secondo quarto, con Andreani che si prende la tripla, la manda a bersaglio. 64-42 più 22 per l'Eurobasket. Casale, Staffieri, esce Fanti, Staffieri vuole andare da solo contro due, palla sotto per Alviti, il contatto però di Staffieri con Gatti è falloso, quello del numero 10. Cambio in vista per l'Eurobasket con Romeo pronto a rimettere i piedi sul parquet al suo posto. Scusate, gli lascia il posto Eugenio Fanti. Applausi per Romeo, la stagione in cui è assolutamente scoppiato Gabriele Romeo, e come detto ho avuto l'onore quest'anno di esordire anche con la Virtus Roma. Sono 18 i punti di Righetti e 16 quelli di Giulio Casale. Cambio anche dall'altra parte con Ciribeni, che lascia il posto a Coviello. L'Eurobasket è pronta per la rimessa in gioco. Staffieri colpito proprio con Coviello. Casale, 10 secondi da gestire, 10 secondi per tirare quest'ultima azione del secondo quarto per Eurobasket. Casale, la penetrazione, lo scarico per Alviti in angolo, che non trova però neanche il ferro. Scadono i secondi, finisce il secondo quarto. Tanti applausi per l'Eurobasket fino a questo momento. Primo tempo si chiude sul 64-42 per la squadra di Bonora. Pausa per noi. Di nuovo in diretta dal Palavenali, siamo al secondo tempo della partita tra Eurobasket Roma e Dino Bigioni Shoes Montecarnaro, l'ultima giornata di stagione regolare, poi sarà playoff. Primo tempo di un altro pianeta da parte dei padroni di casa, percentuali astronomiche. Tanto Scarponi ci prova ancora dall'arco e ancora una tripla per l'Eurobasket in apertura. Stavo dicendo, importante ovviamente vedere se in questo secondo tempo tutte quelle percentuali, tutti i tiri da tre che sono entrati nel primo tempo, entrano anche nel secondo. Ci ha Scarponi subito fatto vedere che l'andazzo, la tendenza sembra essere quella anche in questo secondo tempo. Primi tre punti del terzo quarto sono dell'Eurobasket, 6-7-4-2 più 25 per i ragazzi con la canottiera bianca. Alessandroni accoppiato con Casale, va sotto da Micevic, Righetti non lo fa passare, si torna sull'arco da Alessandroni che prova la penetrazione, il layup, c'è cioè però il contatto con il gomito.
subito da Alessandri in penetrazione. Diciamo delle statistiche che abbiamo modo di dirvi grazie al pronto e sempre attento tiro della Lega Nazionale Pallacanestro, di un Eurobasket con delle statistiche mostruose sia per quanto riguarda la squadra: 74% dal campo, 67% dal tiro da tre, scusate 66 perché era nel primo quarto, è stata aggiornata, era 11 su 17 dall'arco, mentre invece per quanto riguarda Dino Bigioni 53% dal campo, 33% da 3, ma è una Eurobasket che ha lasciato poche speranze di tiro, non concedendo tiri dall'arco e non concedendo penetrazioni o tante penetrazioni comunque agli avversari. Casale finta al passaggio per Righetti, poi va da Ray Pullazzi ancora dall'arco, stavolta il ferro non è amico. Primo errore del secondo tempo da parte di Ray Pullazzi, che di punti nel primo tempo ne ha messi a reperto 7. Tripla di Montegranaro, che prova a rimettersi in carreggiata in questo secondo tempo. Chiama lo schema Casale, 6-7-4-6, 8-45 sul cronometro. Sale Scarponi, Pullazzi torna ancora da Casale, prova a far filtrare il pallone sotto le gambe di Ravazzani per il taglio di Ray Pullazzi, va a sbattere però contro il corpo proprio del numero 34, rimessa da fondo per l'Eurobasket affidata alle mani di Staffieri. Esce dal blocco Scarponi, c'è una spinta però in attacco da parte probabilmente di Ray Pullazzi, palla in attacco dell'Eurobasket, il possesso che torna ai ospiti. Ancora caldo il tifo proprio dei sostenitori di Montegranaro. Alessandri Coviello, e poi è proprio il numero 2 a tirare su la transizione di Montegranaro, il blocco di Micevic, prova a passare Alessandri, ancora palla sotto per Micevic, accoppiato con Righetti, il raddoppio, lo scarico per Ciribeni, dentro per Ravazzani, dura, buonissima la difesa, arriva a raddoppio anche in questo caso Ciribeni, dall'arco trova il primo ferro, rimbalzo di Coviello che ne mette 2, ma la Virtus raddoppia in difesa in maniera fantastica fino a questo momento. Questo ovviamente un tagliafuori che andava fatto sotto canestro, ma la difesa ha funzionato bene per non portare al tiro l'attacco di Montegranaro. Qui ci prova Righetti dall'angolo contro Micevic, il tocco, lo schiaffone di Alessandri sul tentativo di passare da parte di Alex Righetti. Primo tempo da Superman per lui, con 20 punti, 8 su 10 dal campo e 3 su 5 da 3. Il solito Alex Righetti, il miglior marcatore di questo girone. Riceve palla Pullazzi, vede il taglio. Gran canestro dell'Eurobasket, ben costruito. 6-9-4-8, l'andazzo sembra quello del primo tempo. La Virtus segna tanto e segna bene con canestri ben costruiti. Più fatica l'attacco di Montegranaro in questo momento. Micevic contro Righetti dal palleggio, raddoppio che arriva ancora una volta, stavolta lo punisce Micevic con 2 punti. Casale, di lui Alessandri, movimento di Staffieri, Casale vuole andare in angolo, la palla filtrante per Pullazzi viene intercettata però stavolta da Coviello, che poi riceve palla adesso dal palleggio, prova finta il tiro, poi va da Micevic ancora contro Righetti, pronto per il raddoppio Staffieri, palla sull'arco per Ravazzani che ne mette 3 stavolta. Canestro importante, sempre più 19 per la Virtus, ma prova a rifarsi sotto Montegranaro in apertura di secondo tempo. Casale non passa sul raddoppio, vuole Righetti fuori dal perimetro, accoppiato stavolta con Alessandri, palla di sfondamento di Righetti sul buon lavoro difensivo da parte di Alessandri, che vince in questo caso il mismatch con il lungo dell'Eurobasket, abboccato alla finta Righetti. Un buon possesso guadagnato da Montegranaro, meno 16, buon parziale in apertura per la squadra ospite che prova a rifarsi sotto. È una partita ovviamente fondamentale per il destino di questa squadra, per il destino in classifica di un campionato giocato soprattutto nel giorno di ritorno in maniera astronomica, con 15 vittorie consecutive. Ma questa è la partita decisiva, questa è la partita in cui ci si gioca il primo posto, anche se c'è da dirlo, la capolista quest'oggi sembra l'Eurobasket. Alessandri, Ravazzoni in punta, si muove ancora Alessandri che pensa al tiro da casa sua, poi preferisce
il palleggio ancora dalla punta, Coviello con la tripla, secondo Ferro, il rimbalzo di Staffieri, Casala spinge nel contropiede dell'Eurobasket, intercetta Alessandri che sta giocando una gran partita, c'è da dirlo, 13 punti, miglior marcatore per lui, scusate, per Montegranaro fino a questo momento della gara, caldissimo il Palavenali, Righetti dall'arco, prova la tripla, le mette un'altra, non si ferma più, Alex Righetti, mostruoso il numero 9, 23 punti per Alex Righetti, Micevic, partita che si infiamma, Coviello dalla punta, accoppiato con Pullazzi, assorbe due contatti, l'ultimo è falloso, fallo di sfondamento, fallo in attacco di Coviello che aveva assorbito il primo contatto, il secondo ha commesso fallo sull'ottima difesa ancora di dell'Eurobasket. 7-2-5-3 con 6 minuti e 9 da giocare in questo secondo qua, in questo terzo quarto, scusate. Tre giocatori in doppia cifra per Eurobasket. Si tratta di ovviamente Casale e Righetti che stanno giocando un'altra partita questa sera, e di Scarponi, 10 punti tondi tondi, Casale, Scarponi fuori, contatto con Coviello che ha portato il blocco, scusate, che ha commesso fallo sul passaggio, sul blocco, e rimessa per l'Eurobasket, riceve Righetti dal palleggio, il consegnato per Staffieri, dentro da Pullazzi che ha un piede sulla linea, Scarponi ci prova da lontanissimo e mette anche questa, Scarponi, non si ferma più l'Eurobasket. Alessandri contro Pullazzi fino in fondo, appoggia il tabellone, bel movimento da parte del numero 2 che prova a tenere a galla i suoi, il più attivo fino a questo momento per Montegranaro, il numero 2, il play della squadra ospite, arriva al blocco di Righetti, prova a passare Casale, c'è libero Pullazzi che vuole palla, Casale va da Scarponi, contatto tra Alessandri e Righetti, è falloso quello del numero 2, il fallo subito da Alex Righetti, 23 punti per lui, 82% dal campo, 67 da 3 e 100% dai liberi, però solamente un libero tirato. McDrew ha fatto addirittura fino a questo momento Casale con l'86% dal campo e il 100% da 3, 4 su 4. Impressionanti statistiche dell'Eurobasket che sta giocando probabilmente la partita della vita, o comunque sicuramente la partita più bella di questa stagione. Pullazzi dall'angolo, sfida Ravazzoni, la penetrazione, palleggio, arresto, tiro! Direi Pullazzi, due punti. 7-7-5-5, di nuovo più 22 per Eurobasket che ha tarpato il tentativo di rientro ancora una volta di Montegranaro, incolpevole di fronte alla partita perfetta che stanno giocando i ragazzi di Davide Bonora fino a questo momento. Bonora che riesce anche ad arrabbiarsi per questa difesa dell'Eurobasket. Casale, occhio morbido di Pullazzi, va da Scarponi che sfida il diretto marcatore, poi la Staffieri ancora fuori da Casale, si avvicina Pullazzi a portare blocco, passa Casale, mette il turbo in angolo da Scarponi che si prende un'altra tripla, non si ferma più l'Eurobasket, 80-57. Alessandri, lo scarico in punta per Micevic che prova dall'arco, il rimbalzo di Ravazzani, la stoppata in difesa del Eurobasket, poi il tapin vincente, due punti per Montegranaro. Casale sta giocando una partita veramente marziana questa sera, il blocco di Alex Righetti morbido, Casale resta sull'arco, poi va da Scarponi sotto per Righetti che fa il movimento sul perno, il fallo però è di Alessandri ed è il quinto fallo di Montegranaro con 3 minuti e 52 da giocare, un fallo dal bonus la squadra ospite, 3 i falli invece commessi nel terzo quarto dall'Eurobasket, è stata più fallosa nei primi due quarti del capolista, viaggio in lunetta per Alex Righetti.
certo sta salendo in cattedra decisamente anche Scarponi in questo momento, due triple consecutive. Non è Michael Ferro per Righetti, che sbaglia il primo dei due liberi. Tentativo il secondo che va a bersaglio, 1 su 2 e 24 punti per la partita di Alex Righetti. Alessandri a guidare la transizione di Montegranaro, Rene Casale in difesa, non c'è spazio per trovare un compagno. Andreani torna ancora fuori dal numero 8, che anche lui non ha spazio per passare la palla. Difesa perfetta da parte dell'Eurobasket, nulla da eccepire. Ha veramente fatica in questo momento Montegranaro a trovare spiragli di luce. Avendo solo una rimessa laterale con 7 secondi da sul cronometro per tirare, con Alessandri che riceve 4 secondi, arriva al blocco, passa Alessandri contro 2, recupera ancora una volta la palla all'Eurobasket in difesa con Casale che strappa via poi il pallone a Ciribeni, in angolo ancora da Scarponi che in fiducia ne prende un'altra, triplo Ferro, stavolta esce fuori ma è rimbalzo dell'Eurobasket. Righetti finta al tiro, ancora sull'arco, va da Casale da lontanissimo, pensa al tiro da Repullazzi, ancora in angolo da Scarponi con tutto lo spazio del mondo, totalmente in fiducia, ne mette un'altra, la terza in fila per Scarponi. Che partita sta facendo il numero 8, che partita sta facendo l'Eurobasket, non sbaglia nulla. Andreani sul raddoppio prova a passare, trova soltanto Tabella e Ferro e rimbalzo da parte di Repullazzi e il fallo subito dal numero 39, viaggio in lunetta per lui. Partita difensivamente mostruosa, offensivamente mostruosa dell'Eurobasket contro la capolista. 84 punti segnati con 2.53 a giocare nel corso del terzo quarto, viaggio in lunetta per Repullazzi. Segno il primo dei due liberi, 8-5, 5-9 più 30, massimo vantaggio per l'Eurobasket. Va con il secondo, secondo Ferro e rimbalzo Montegranaro. Gioca da play Andreani, lo scarico per il numero 8, Alessandri in punta, il consegnato ancora per Andreani. C'è il movimento proprio di Andreani, scusate, poi il jumper dal gomito di Micevic, trova solamente il fondo della retina, due punti per Montegranaro che torna a segnare. 8-5-6-1, 2-30 da giocare, 18 per tirare per Eurobasket. Righetti trova Scarponi, esce dal blocco Fanti che riceve dalla punta, il movimento da parte del numero 6, trova ancora Scarponi che ne mette un'altra, incredibile partita da parte di Scarponi, 4 triple consecutive, totalmente in fiducia, devastante la partita dell'Eurobasket dai 6-75, veramente mai vista fino a questo momento della stagione una partita del genere da parte della squadra di Bonora, che sì, ha fatto vedere belle cose, ma così è veramente una partita astronomica. Buon qui rimbalzo, non funziona, taglia fuori dell'Eurobasket, non ne approfitta Ravazzani per metterne due, recupera ancora l'Eurobasket Fanti, Scarponi che ormai totalmente in fiducia, ne prova un'altra, entra anche questa, non è possibile, non è possibile, sta mettendo tutto Scarponi, quinta tripla consecutiva per Scarponi. Monster, partita monster di Scarponi, che adesso si prende i complimenti da parte di tutti i suoi compagni di squadra. 91-61, torna sul più 30 all'Eurobasket, 91 punti in meno di tre quarti. Una cosa piuttosto rara da vedere. Andreani pronto per la rimessa, trova Ravazzani accoppiato con Repullazzi, lo sfida, arriva il raddoppio di Casale, lo scarico in punta per Andreani che però non trova Coviello sotto canestro, può ripartire Fanti, Casale vuole la tripla, va da Scarponi, anzi no, da Fanti in angolo, il movimento sotto le planche di Pullazzi, fino in fondo Fanti, va dal Viti in punta ancora da Scarponi che poi trova Fanti, buona circolazione veloce da parte dell'Eurobasket che trova Scarponi sotto canestro, è una sentenza a Scarponi quest'oggi. 14 punti in fila per Scarponi, trovate voi un aggettivo, io li ho finiti,
Coviello, Ravazzani, triplicata addirittura la marcatura, poi Fanti torna in posizione, sfida Pullazzi in punta da Andreani, la tripla con l'aiuto del ferro, va Bersaglio, 9-3-6-4, 38 secondi da giocare nel terzo quarto, vuole rotazione Giulio Casale, non arriva il blocco da parte delle Pullazzi perché ovviamente l'Eurobasket vuole lasciar passare i secondi che mancano. Casale da lontanissimo, doppio ferro, rimbalzo per Montegranaro, 22 secondi alla fine, ultima azione probabilmente di questo terzo quarto, il blocco di Ravazzani, Andreani non passa, aspetta, lascia scorrere i 14 secondi, non c'è discrasia tra i due cronometri, 10 secondi e 10 secondi anche per tirare per Montegranaro, il blocco di Ravazzani non passa, ancora una volta Andreani che poi vuole sotto, Andreani, gran canestro qui di Montegranaro, 0 secondi per tirare per Casale che prova dalla linea di centrocampo, applausi del Pallapenali per un Eurobasket che ha continuato sulla riga del primo tempo, 9-3-6-6 e ultimo quarto, pausa per noi. Tutto pronto per l'ultimo quarto di questo ultimo atto della stagione regolare, spulciavamo i risultati dagli altri campi, c'è Palestrina che vince di 7 a Cassino e sarebbe una vittoria fondamentale per Palestrina vista questa partita che stiamo vedendo e l'attuale potenziale sconfitta di Montegranaro. Vince anche la Luis contro Porto Sant'Elpidio, Luis che con questa vittoria andrebbe a blindare il settimo posto in classifica, ottima stagione anche per la Luis. Vince anche Rieti contro Fondi, larga 89-58. Torniamo in cronaca, un Gatti che non riesce a stoppare questo pallone, rischia l'infrazione di campo e recupera Scarponi che lancia Fanti in campo aperto, tabellone, due punti per Fanti, 27 punti per Scarponi con 10 su 14 dal campo e 7 su 10 da 3 con 5 triple in fila nel terzo quarto. Ravazzoni molto isolato, non trova un compagno, sdriplicata la marcatura, guadagna comunque un buon fallo il numero 34, massimo risultato in quella circostanza, in quella porzione di campo in cui era decisamente troppo isolato dai suoi compagni. Diciamo 27 punti per Scarponi, ma è una Eurobasket che porta 4 giocatori in doppia cifra con Scarponi che è diventato il miglior marcatore della partita, Righetti che è rimasto a 24, Pullazzi 12 e Casale con 16 punti. Prova il semigancio da Ravazzani, non trova nemmeno il ferro e poi rimessa guadagnata dal Eurobasket, comodamente rimessa in gioco da Pullazzi per Fanti, 9-5-6-6, 9-11 da giocare, Romeo rientrato sul parquet da Scarponi, Romeo sulla punta ancora in campo anche Alviti, quintetto molto basso adesso per l'Eurobasket con Romeo che sfida tutta la difesa di Montegranaro, il contatto poi subito dal numero 15 che si guadagna un viaggio in lunetta, anzi no scusate, semplice rimessa dal fondo, va a battere la Fanti, diciamo, un quintetto molto basso in questo momento per l'Eurobasket con Romeo, Fanti, Alviti, fuori Righetti, Pullazzi e Scarponi, scusate, Scarponi ancora in campo, Righetti e Pullazzi e Casale, Pullazzi in angolo da Fanti che sfida la difesa, in angolo da Romeo, ancora una tripla, senza parole la partita dell'Eurobasket questa sera, 98-66. Andreani, Gatti, Coviello, prova a sfidare Scarponi che difende bene e porta oltre la linea di fondo campo Coviello, fusione in attacco per Montegranaro, pronti a rientrare però Gori e Staffieri, fuori Scarponi, standing ovation per lui, ma standing ovation probabilmente anche per Ray Pullazzi, sono loro due i migliori in campo del terzo quarto, sono loro due gli acquisti che l'Eurobasket ha fatto stagione in corso e che hanno trascinato l'Eurobasket a questo ottimo quinto posto. Fanti, lo scarico per Gori che però non aveva capito le intenzioni del compagno, quindi fa ripartire dall'altra parte Ciribeni accoppiato con Alviti che commette fallo sulla transizione del numero 8 con la canottiera nera e rimessa per Montegranaro, Eurobasket che ha già commesso tre falli nel corso di questo terzo, scusate, quarto quarto, 9-8-6 più 32, partita devastante dell'Eurobasket, Andreani che riceve il consegnato di Coviello, poi sfida
Fanti che non lo lascia passare, ancora un fallo da parte di Eugenio Fanti. Ed è il terzo della sua partita, il secondo di fila, tre falli anche per Giulio Casale che non è sul parquet in questo momento. Pullazzi anche con tre, Righetti con due. Pronto a rientrare l'Eurobasket anche Marco Salari con la maglia numero 34 che fa il suo esordio in questa partita fuori Fanti. Gravato di tre falli. Riceve Coviello il pallone di Andreani, poi il consegnato proprio per il numero 30. È accoppiato con Salari, il blocco portato da Micevic. Coviello riceve, cambia lato, dentro per Micevic. C'è il fallo però commesso proprio dal nuovo entrato Salari su Marco Micevic. L'indicazione di Bonora a Gori. Viaggio in lunetta per Micevic. 16 punti per lui, comunque uno dei migliori alle fila di Montegranaro. Uno su due dai liberi fino a questo momento, che diventano due su tre. Il 78% dal campo, 7 su 9. Comunque ottime percentuali anche per il numero 0 di Montegranaro, che mette anche il secondo dei due liberi. 2 su 2, 3 su 4 diventa la sua percentuale in questa partita. Dalla lunetta Salari, che gioca al posto di Casale come playmaker, scarico per Romeo che sfida proprio Micevic. Si fa però soffiare il pallone Romeo, che fa partire il contropiede di Ciribeni, assorbe bene il contatto e ne mette due. Salari passa su Andreani, poi si ferma e torna da Staffieri, rientrato sul parquet, che rischia qualcosina qui sullo scarico però Salari. Poi la penetrazione di Staffieri, tutto troppo comodo per lui, ha trovato una prateria davanti a sé e come un cannibale ci si è affiondato Andreani. Il blocco di Gatti, che riceve poi in punta dall'arco, prova con la tripla ancora una volta, rimbalzo di Gatti, diventa buono per Micevic dall'arco. Andreani con la tripla che stavolta va a bersaglio, 100 a 73, 100 punti dell'Eurobasket. Salari per Romeo, raddoppiata la marcatura su di lui che prova a passare, rischia di oltrepassare la linea di fondo campo, canestro e fallo di Salari che mette i primi due punti della sua partita e si guadagna anche un libero supplementare. Viaggio in lunetta per 34. Che potrebbe chiudere il gioco da tre punti, 102 a 73 e 6 a 53 da giocare nel corso del quarto periodo qui al Pallavenali. E Eurobasket che sta chiudendo oltre le migliori aspettative questa stagione regolare. Sabato prossimo è attesa la prima delle potenziali tre gare contro Senigallia, la prima come detto in apertura fuori casa, la seconda tra le mura amiche, la terza a casa di Senigallia. Senigallia che ha chiuso il girone al quarto posto con 38 punti, che fino a questo momento erano 4 in più dell'Eurobasket, che era ferma a quota 34 e con tutte le probabilità del caso era a quota 36. C'è da vedere ovviamente la partita di Senigallia, non che cambi molto il numero di punti fatti, l'accoppiamento quello rimane. Quarta contro quinta, è partita però dura questa per Montegranaro, che probabilmente vedrà sfidarsi il primo posto da Palestrina. Romeo dal palleggio, va da Staffieri, sotto per Gori che lotta spalle a canestro, in angolo lo scarico per Salari che prova la tripla, secondo ferro, rimbalzo però di Gori che poi va al tabellone, si lotta sotto le planche, ne esce Gori con la palla in mano e con i due punti. Contropiede intercettato da Romeo, non ce n'è per nessuno quest'oggi al Pallavenali. Riesce tutto all'Eurobasket, non riesce nulla a Montegranaro, 104 a 75. Comunque rimessa dal fondo per Montegranaro, riceve Ciribeni, il blocco portato da Gatti. Micevic ancora da Andreani, ma ancora una volta Romeo con la palla rubata, esplosività devastante del numero 15, un furetto. E ancora una rimessa dal fondo per Montegranaro, Andreani
va a sbattere contro un giocatore, sinceramente non so dirvi chi, dell'Eurobasket. La palla poi sbatte sul tabellone, e terza rimessa consecutiva dal fondo per Montegranaro, sempre dalle mani di Andreani, esce dal blocco Ciribelli, la palla è però per Gatti che riceve dall'arco, prova la penetrazione, il numero 10 spalla la porta contro Staffieri, lo scarico per Micevic dalla punta che prova la penetrazione, largo da Coviello che prende il tiro dal perimetro, secondo ferro, rimbalzo di Micevic, ancora in punta Andreani, prova con la seconda tripla consecutiva, doppio ferro, palla che viene risputata fuori però dal canestro, stavolta rimbalzo dell'Eurobasket con Romeo che prova a passare su Gatti e commette fallo però sul numero 15. Secondo fallo per Montegranaro, secondo fallo di squadra in questo ultimo periodo di gara. 5.47 da giocare, Gatti che è al primo fallo della sua partita. Pochi falli commessi da Montegranaro in questa partita e pochi falli anche ovviamente per tutti i singoli giocatori. Alviti riceve molto comodamente questo pallone da Staffieri, poi prova a sfidare Micevic, rischia di perdere il pallone, così è perché recupera Gatti che poi prova a lanciare Coviello in contropiede che riceve bene il layup di Coviello con il contatto, questo è un gran canestro da parte del numero 11 che subisce bene il contatto, lo assorbe e poi va diretto dritto al tabellone. Salari contro Andreani, la palla è per Romeo, esce dal blocco Staffieri accoppiato con Coviello, il blocco portato da Gori, poi dall'arco stavolta un po' sbilenco il tiro di Staffieri, quindi prova a sfidare la difesa dell'Eurobasket Ciribeni, guadagna un fallo e guadagna un viaggio in lunetta, 104-77, possono essere poche in questo momento le velleità di Montegranaro che probabilmente tornerà a casa con una sconfitta pesantissima contro un Eurobasket in formato extraterrestre che ne mette 104 di punti in tre quarti e mezzo. Contropiede qui per un velocissimo Romeo che attacca come al solito il canestro, altri due punti per Romeo. Comunque dalla panchina è sempre un fattore, undicesimo punto per Gabriele Romeo, prospetto più interessante probabilmente di questa Virtus che adesso va a recuperare l'ennesimo pallone della sua partita, poi in campo aperto va da solo, sfida il diretto marcatore, stavolta però non trova il fondo della retina, trova però una rimessa dal fondo Gabriele Romeo. 4 minuti e 47 che sanno di passerella per l'Eurobasket, riceve Gori, si fa vedere Salari, blocco portato ancora da Gori. Io sono in debito di un ringraziamento perché non l'ho fatto nel corso della partita, ringrazio ovviamente Walter Rizzo per essere qui con me a gestire la parte tecnica, intanto neanche a dirlo, un'altra tripla dell'Eurobasket stavolta con Romeo che mette il 14° punto della sua partita, diciamo dei punti dalla panchina di Romeo che sale anche lui in doppia cifra. Non si sa chi deve prendere questo pallone, lo fa alla fine Gatti, lo scarico per Micevic che sul raddoppio non passa ma guadagna un altro viaggio lunetta, il secondo consecutivo per il numero 0 della squadra ospite. 5 diventano i giocatori in doppia cifra per l'Eurobasket, a quelli prima detti si aggiunge anche Gabriele Romeo. Viene pulito il parquet, che goccia di sudore, e poi Micevic pronto per il suo viaggio in lunetta sul 109-78. Un Micevic, come detto, miglior marcatore di Montegranaro. Buono il primo dei due tiri liberi. A segno con l'aiuto del ferro anche il secondo. Cambio in vista per l'Eurobasket, rientra sul parquet Giulio Casale, standing ovation anche per Staffieri che lascia il parquet. Romeo pronto per la rimessa, trova Casale che era stato il fattore nel corso del primo quarto in particolar modo, ma anche nel corso del secondo. Percentuali mostruose per il capitano dell'Eurobasket. Vada Salari con il doppio play ancora all'Eurobasket.
prova il passaggio schiacciato per il taglio di Gori Casale, trova il piede di un avversario e trova una rimessa dal fondo con 3.48 da giocare, 14 secondi per l'Eurobasket per andare al tiro, rimessa affidata alle mani di Giulio Casale, esce dal blocco Romeo, copiato con Coviello, il blocco portato da Salari, largo da Casale che si prende l'ennesima tripla della sua partita, il secondo ferro, rimbalzo però di un ottimo Salari che poi riesce a trovare anche lo scarico per Gori e si ricomincia con l'extra possesso dell'Eurobasket da Romeo che sfida la difesa, va ancora a scaricare per Casale, largo c'è Salari, un secondo per tirare sotto per Gori, scadono i 24, primo errore della partita di Giulio Casale, una gestione del possesso offensivo. Più 29 Luis, Ciribeni, Coviello, arriva al blocco di Gatti, prova a sfilare la Romeo che quasi ci riesce, poi la palla termina in out. Che partita sta facendo anche Gabriele Romeo. Potrebbe essere il quinto pallone rubato della sua partita e il secondo con relativo possesso guadagnato. Salari dal palleggio, esce Casale, blocco di Gori, in angolo ancora da Romeo, sotto c'è Gori, lo serve Romeo, il contatto subito proprio dal numero 10, sta giocando comunque un'ottima partita dalla panchina. Il quarto fallo di squadra per Montegranaro, ultimi tre giri di orologio, Casale, buono il taglio di Gori che non riesce però a tenersi stretto il pallone. E poi il fallo di Salari su Micevic, la rimessa per Montegranaro con Andreani. Ovviamente per quanto riguarda l'accoppiamento di Montegranaro in questo momento c'è da considerare, ci sono da considerare un paio di faccende. Il risultato di Palestrina, il risultato di Luis e di Giulianova, perché in caso ovviamente di primo posto, che in questo momento con la relativa vittoria di Palestrina sta sfumando, si andrebbe a giocare il playoff con l'ottava, in caso di secondo posto con la settima che quasi sicuramente dovrebbe essere la Luis Basket. La transizione offensiva di Andreani che finta il passaggio, prova il layup, non c'è poi il rimbalzo di Gatti. Casale per Alviti che va per schiacciare, il fallo di Coviello e un viaggio in lunetta per Alviti sul 109-80. Partita ferma a livello di punti da qualche minuto, forse un minuto e mezzo, almeno che le squadre non segnano. C'è il viaggio in lunetta per Alviti, tiene duro la tifoseria di Montegranaro per accompagnare la squadra in questi ultimi 2.05 da giocare in questo quarto quarto. Buono il primo dei due liberi di Alviti, buono anche il secondo, 2 su 2, ottima partita dalla panchina anche per quanto riguarda il numero 4 con la canottiera bianca. 111-80 e Montegranaro con palla in mano, Andreani, il blocco di Gatti, dall'arco ci prova Andreani, primo ferro, il rimbalzo di Gori che poi perde il pallone, lo recupera Gatti che prova ad andare al tabellone, trova al fondo della retina il numero 10. Ottavo punto della sua partita, Salari dal palleggio, Alviti dalla punta, prova con la tripla, non entra stavolta la tripla per Alviti, rimbalzo comodo per Montegranaro, D'Andreani dalla punta, sotto per Gatti, spalla a canestro contro Alviti, arriva il raddoppio, prova con il semigancio destro, un tiro impossibile che viene risputato fuori dal canestro, è entrato anche Quondam con la maglia numero 23 nelle file di Montegranaro, prima apparizione per lui in questa partita. Viaggio in lunetta per Ciribeni, 6 punti per lui e 2 su 2 fino a questo momento dalla lunetta per il numero 8, che diventano 3 su 3 in questo momento, 1.19 da giocare. Su 4, due punti per Ciribeni che fa salire a 8 punti il bottino fino a questo momento. Salari rischia la rubata ma poi è attento a tenersi stretto il pallone, Ciribeni duro su di lui, commette fallo però sul numero 34.
Viaggio e lunetta per Marco Salari. A bersaglio il primo. E a bersaglio anche il secondo. 113-84. Punteggio disarmante per l'Eurobasket. Andreani dalla punta, lo scarico per Gatti che ci prova dall'arco. Ancora un errore da parte di Gatti. Lo scarico di Romeo per Salari. Il taglio di Alvidi che prova al volo la l'alley-oop. Va a sbattere però letteralmente contro il ferro, il numero 4. Passi qui rischiati da Montegnaro, non visti, non fischiati dal direttore di gara. Ancora Andreani ci prova dal perimetro. Ancora un errore, sbaglio tantissimo Montecanaro dall'arco nel corso di questi 40 minuti. 30 secondi da giocare, lo scarico di Alviti in angolo per Casale che si prende la tripla, primo ferro, rimbalzo di Alviti, due punti ancora per il numero 4. 23 secondi rimangono alla fine di questa partita che sono una passerella per l'Eurobasket che festeggia nel migliore dei modi il quinto posto nei playoff che inizieranno sabato prossimo contro Senigallia. Si prova ancora in questo ultimo possesso della partita. Gatti in post sotto, buono movimento sul perno, trova il fondo della retina, 3 secondi da giocare, 2 secondi, finisce qui la partita, partita marziana dell'Eurobasket che finisce 115-86 per la squadra di casa, la partita forse più bella della stagione per la squadra di Bonora che potrà essere completamente soddisfatto in vista dei playoff che cominceranno sabato prossimo contro Senigallia. È tutto dal Palavenali, un grazie a Walter Rizzo alla parte tecnica, alla prossima.